Expo Caffè, Pierluigi Taccone, vicepresidente del consorzio Lamezia Olio di Oliva DOP. Insomma, che produzione sarà quella di quest'anno? Ma si presume che sia decisamente migliore di quella dell'anno scorso. L'anno scorso è stato un anno horribilis per l'olio d'oliva, non solo in Calabria ma in tutta Italia. Quest'anno le aspettative sono in realtà decisamente migliori. Il vostro è un consorzio nato non da tantissimo? No, è nato da parecchio, ha lavorato poco, nel senso che non è stato molto ben seguito, se vogliamo, nel corso degli anni, ma già data 25 anni. Quindi è un consorzio il più vecchio della Calabria. Quanti produttori siete? Abbiamo una ventina di produttori. E le quantità per il momento sono modeste in termini di valorizzazione della DOP. Abbiamo certificato circa un 500 quintali di olio all'anno questi anni. È difficile fare insomma questo tipo di produzione in Calabria? Ma è difficile, certo, perché in realtà i costi di produzione per un olio di qualità sono certamente più alti di quelli di un olio di normale categoria. E il ricavato, che molto spesso si ottiene, non gratifica a sufficienza per gli oneri che abbiamo avuto. Come si riconosce un buon olio d'oliva? Ma innanzitutto l'olio deve avere deve nascere da olive sane, deve essere molito appena l'oliva incomincia a maturare, cioè si dice in vagliatura, e invece dal sapore, e quindi l'olio essenzialmente ha un colore non giallo paglierino ma più tendente al verde. Poi da un punto di vista organolettico, da un punto di vista della prova, al sapore, deve avere un certo non so che di piccante e deve essere profumato, deve sapere di oliva oppure anche di pomodoro o anche di altre, di mandorla o altre spezie del genere, che ciascuno, i buoni assaggiatori, riescono a individuare con precisione e con certezza. Ma essenzialmente deve riscontrare in bocca un piccante, un leggero amaro ed un sapore, un profumo di mandorle o di altre erbe, di erba tagliata fresca per esempio. Quindi si ha delle caratteristiche particolari a cui mediamente il consumatore medio non è abituato, perché è abituato a un olio piatto, senza nessuna sapidità, senza nessun profumo, un olio che è più che essere un alimento è un condimento. Noi il nostro olio deve essere un alimento e non un condimento. Quindi se ha questa profumazione, questa vuol dire che è un olio di buona qualità. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a lei.